Appuntamento di rango per Rifondazione Comunista, ieri sera al piccolo auditorium a parlare il leader nazionale Paolo Ferrero di fronte a delegazioni di militanti di tutte e cinque le province. Il segretario regionale Rocco Tassone ha spiegato la scelta di Reggio per questa manifestazione regionale e in questa provincia ha osservato che si concentra la maggior parte delle contraddizioni calabresi e nasce qui il modello Reggio che senza un'efficace opposizione. Il governatore Scopelliti rischia davvero di esportare nelle altre province. Citando lo slogan dell'iniziativa, combattere la crisi, costruire percorsi dell'opposizione al governo delle destre e dei banchieri. Flavio Loria, alla prima uscita da neosegretario provinciale, ha messo in luce lo slancio dei rifondatori in una pur difficile ripartenza e quanto sia cruciale trovare convergenze a Reggio per iniziative congiunte d'opposizione. Il consigliere provinciale, Peppe Longo, ha citato tra gli emblemi di quel che non va la commissione d'accesso antimafia data in arrivo a Palazzo San Giorgio. Ferrero si è soffermato soprattutto su temi nazionali, in primis la crisi e il no al governo Monti. Da una destra populista siamo passati alla tecnocrazia e a un premier professorale. Tutto è cambiato, affinché nulla cambiasse, accusa il segretario del PRC. In forte dissenso rispetto a una manovra definita iniqua e recessiva e alla progressiva riduzione dei diritti dei lavoratori. Quanto all'occupazione, o si ritiene giusto che i nostri giovani si iscrivano all'andrangheta, è stata la provocazione dell'ex ministro, o bisogna ricorrere a una patrimoniale per finanziarci un salario sociale per quanti hanno difficoltà nell'accedere al lavoro. È necessità estendere l'oggetto della democrazia? La gente, ha scandito Paolo Ferrero, deve poter decidere se coi suoi soldi bisogna finanziare la sanità o la scuola pubblica piuttosto che il ponte. Da ultimo, l'attacco al modello Scopelliti. Serve una grande offensiva unitaria a sinistra, ha spiegato, per aggredire un assurdo schema imperniato solo sul clientelismo sociale.